A quattro soldi, il bar dell'economia, cerchiamo di rendervi semplici argomenti che ci raccontano come fin troppo complessi. Questa sera parliamo di tasse. Sì. Allora, come non pagare tasse. Allora, purtroppo il consiglio su come pagare meno le tasse passa sempre dallo spendere sì. di più. No, Massima, sì, a parte quello, però poi anche lì, io quando vedo, no, non so, su internet così, quelli che dicono ecco come pagare meno tasse, già occhio, sto male, occhio, occhio. Basta. No, 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 questa sera diamo qualche consiglio concreto, no, perché attenzione a chi vi suggerisce dei metodi sì. No, sul filo della legalità. L'importante è appunto che siccome tanto la gente spende, inutile star lì, no? Cioè, allora magari ricordare che certe spese le puoi scaricare nella dichiarazione dei redditi. Esatto, esatto. Giusto? Il bonus che non ti aspetti per esempio riguarda il materasso. Ecco, per dire. Avrai notato che infatti di negozi di materassi ce n'è in ogni angolo, sì, sia di paesi esatto. che di città. Allora, il materasso si può detrarre dal 7.30, attenzione, non si può detrarre tout court sempre eccetera, ma se collegato al bonus mobili. Quindi okay, detrai il 50% dell'IRPEF in ben 10 anni. Sì, quindi deve essere legato quindi all'apertura di una ristrutturazione di casa. Sì, però effettivamente se uno magari ristruttura deve appunto ricordare bene che c'è un botto di roba che puoi scaricare, non solo i lavori. Esattamente. Quindi tra appunto dicevi il materasso. Tra questi materassi che è il 19%? Materasso, sì, di no, solito, 50%, no, 50%. Sì, 19% invece nel caso ce ne prendiamo uno che viene riconosciuto come spesa sanitaria. Ah, ok. Qui bisogna informarsi bene, sì, quelli sì, antidecubito, sì, sì. Qualcuno altro rientra, eccetera, lo posso detrarre anche come spesa sanitaria. Buono. Altro bonus che non ti aspetti, arriva il caldo e sono le zanzariere. Attenzione anche qui, sempre perché sulla zanzariera, no, allora qui si entrerebbe nell'ecobonus con le schermature solari. Allora, quello che mi hanno spiegato da Enea, ovvero dall'agenzia che si occupa dell'energia in Italia, è che non è che la zanzariera vale sempre, mi risulta che ci siano molti venditori di zanzariere che dicono questa si può detrarre, deve avere alcuni parametri, cioè rientrare nelle schermature solari, okay. E quindi raffrescando la casa. Sì, non la zanzariera classica, una zanzariera come dire moderna. Sì, cioè, mettiamola digitale, così, mettiamola solo. Così, esatto. Che costa però. Che costa. Bisogna stare attenti, caro Giuliano, tra poco toccherà fare il 7.30, esatto. Ai medicinali, perché di fatto oggi l'Agenzia delle Entrate procede praticamente in automatico, no? Sì, se fai il precompilato. Se fai il precompilato. Esatto. Cioè... Allora, in teoria lo scontrino della farmacia non c'è più, no. Conserviamolo. Meglio conservarlo perché, cioè, allora, la questione è questa, se tu fai il precompilato non ti vengono a rompere le scatole, sì, quindi sì, che, sì, sì, cioè sì. Se uno dice vabbò che me ne frega, io non voglio avere rogne, rotture, magari ci perdo 50 euro, ma è meglio magari perdere 50 euro piuttosto che avere rotture per 100, 200, questo, 300, questo è vero, sì. Allora uno per dice, un errorino di una no, che magari se uno ha fatto una vita normale, cioè non ha fatto spese impreviste, strane, sanitarie, compagnia, o non ha bonus caso, robe varie, dove appunto devi stare attento tra bonifici parlanti, fatture, sì, compagnia cantante, sì, sì, sì. Se tu vai nel tuo cassetto fiscale e apri e vedi che la tua posizione è quella, dici ok, clicca e buonanotte, così nessuno viene a romperti le scatole. Il precompilato regala un po' di sicurezza. Allora, regala sicurezza e si può detrarre anche difendersi dai ladri, ovvero inferriate, sì, antifurti, eccetera, rientrano nelle ristrutturazioni. Per cui qualsiasi dispositivo tecnologico di cui noi ci possiamo dotare, occhio ovviamente a quelle moderne tecnologie comprate sui siti, no, sì, quelle esatto. No, parliamo proprio di sistemi che appartengono alla casa, all'involucro della casa, li possiamo detrarre anche questi, inferiate per esempio 50% sull'IRPEF sempre in 10 anni. Conservate l'abbonamento dei mezzi pubblici, sì, anche il mensile,
perché per l'anno prossimo sarà possibile detrarlo del 19%, se non mi sbaglio. Sì, sì, sì. Questa è una novità, no? Introdotta l'anno scorso. Una novità anche per incentivare, come dire, la gente a farsi sti cacchio di abbonamenti. E laddove non, ci sono e non, i mezzi pubblici. Sì, no, soprattutto non salire sempre sperando che non ci sia il controllore, perché, ah, come sì, dire, sì, certo, i portoghesi sono pieni, siamo pieni di non portoghesi. Non serve quindi per questa dichiarazione, ma per la prossima. Però bisogna devi conservare avere anche il mensile fino a 250 euro. Sì, devi avere il 2018. Quindi devi avere il 2018. Il 2018 lo vai a scaricare nel 2019. Tra i bonus che non ti aspetti, infine, quello dei terrazzi, ovvero il bonus verde, ve l'abbiamo raccontato, cioè, in passato. Giardini, allora, orti. L'Agenzia delle Entrate ancora non ha fatto... Sì, perché ha fatto un po' di, come dire, di resistenza, perché... Allora, quello che è stato chiarito con le associazioni è che deve essere un lavoro di tipo straordinario, ovvero... Sì. Il giardiniere che vi aiuta a tagliare l'erba, a potare la siepe e a fare una manutenzione, no, no, quello non si può detrarre. Nel momento in cui però piantiamo nuove piante, e ci capiterà, può essere, la risistemiamo il terrazzo, anche qui non è che passa ogni singolo vaso, ma creiamo un'area verde sul terrazzo, possiamo detrarre fino a 5.000 euro, il 36% sempre nei nostri classici 10 anni. Quindi sono 36%, sono un 2.000, boh, sì, sì, circa. Possiamo, sì, esatto. Circa un 2.000 in 10 anni, sono per ogni unità abitativa, però, sì, 5.000 euro. Piuttosto di, tanto non è che lo straordinario lo fai tutti i giorni. Se rifai proprio il terrazzo, il giardino ex novo, praticamente... Sì, conviene fare un po' di più di una manutenzione, sì, 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 quest'anno, e quindi... Giuliano, interrompiamoci perché abbiamo al telefono Tobia De Stefano. Buonasera, Tobia De Stefano. Buonasera. Ciao, ciao, ciao Tobia. Tobia lo conosciamo, è un giornalista, ha un suo blog che è Lavoro nel Pallone. Tobia, hai scritto su Libero del curioso caso dei punti Mille Miglia. Allora... Chi ha i punti Mille Miglia è entrato all'Italia. All'Italia è entrato davvero in un vortice di burocrazia incredibile, è vero? E li ha persi. Sì, sì, in tanti casi li ha persi. Infatti, diciamo, il tutto nasce da un equivoco di base, cioè il programma Mille Miglia, cioè quello che consente di accumulare dei punti con i voli, per poi avere, insomma, dei biglietti gratis, si pagano in sostanza solo le tasse, che poi non è neanche pochissimo, insomma, alla fine, è equiparato dalla legge dello Stato a un gioco a premi e quindi in sostanza ha una scadenza quinquennale. Chi è iscritto, cioè il programma, l'ultimo programma è partito nel 2013 e quindi aveva scadenza 31 dicembre del 2017. In sostanza le miglia andavano utilizzate entro questo termine. Cosa è successo? Noi abbiamo sentito Alitalia, loro hanno cercato di avvisare appunto che c'era questo termine attraverso migliaia di comunicazioni via mail. Hanno anche prorogato la scadenza di questo termine di 3 mesi, portandola al marzo del 2018. Per riuscire ad utilizzare le miglia che ci sono accumulate durante questi 5 anni, anche successivamente, bisognava chiamare il call center di Alitalia oppure collegarsi a uno specifico sito internet e effettuare questa proroga. Il problema è che giusto Tobia, perché cosa è successo? Di tantissima pazienza, infatti. Il problema è che nell'ultimo mese e ancora di più nelle ultime 2 settimane di marzo il call center di Alitalia è andato praticamente in tilt, ecco. E ci sono centinaia di utenti che avevano tantissime miglia, che ricordiamo poi alla fine corrispondono anche, diciamo, a voli intercontinentali, cioè, certo. le persone che abbiamo sentito appunto avevano migliaia di miglia, insomma, che potevano spendere, e che non sono riusciti a mettersi in contatto con il call center di Alitalia e quindi riusciti a prorogare anche per il futuro le miglia che avevano accumulato in passato. Ci sono centinaia di persone che si trovano in questa situazione e ci hanno raccontato appunto di lunghissime attese con gli operatori che non rispondevano, e tra l'altro il numero messo a disposizione da Alitalia era un numero a pagamento, e quindi ci sono anche persone che, oltre a svenarci, diciamo, a perderci le miglia,
ci hanno rimesso anche dei soldi di ricarica telefonica. Danno la beffa. Oltre a danno la beffa, appunto. 60 euro di traffico telefonico per ottenere niente, il riconoscimento. Per non ottenere niente. Sì, alcune delle persone che abbiamo sentito, sì, è una situazione, anche perché diciamo non hanno provato magari l'ultimo giorno, ma ci sono persone che hanno provato anche 2 settimane prima, sì, certo. Che magari poi hanno continuato a chiamare per 2 o 3 volte al giorno, quindi è una situazione abbastanza inspiegabile, insomma. All'italiana, possiamo dirlo, purtroppo. Ricordiamo che comunque Alitalia vive grazie a un prestito del governo, 600 milioni del governo. Tra l'altro, la che perde 500.000 al giorno all'Italia tuttora? Boh. Sì, più o meno era quella là. Poi non c'è grande chiarezza sui numeri, perché gli ultimi numeri, insomma, i numeri più recenti, i 3 commissari, insomma, non li hanno ancora dati, quindi non c'è molta chiarezza. Però sicuramente loro dicono che la situazione attuale è il leggero miglioramento e che le perdite sono diminuite. Però fin quando poi non ci sono dei numeri ufficiali è abbastanza difficile da dire. Un'altra caratteristica è che la società che diciamo gestisce il programma Mille Miglia, sì, è una società che fa capo a Etihad, è all'Italia Loyalty, e per il 75% di Etihad e per il resto restante 25% di Alitalia, e solo il 25% di Alitalia vale 30 milioni. Quindi significa che comunque il programma Mille Miglia è un corollario, però comunque è un programma che ha una sua importanza, una sua sostanza anche economica abbastanza forte. Quello che ci si chiede è perché non sia possibile magari prorogare, visto che è stata fatta una prima proroga di 3 mesi e visto che ci sono centinaia di persone che tra l'altro stanno anche organizzandosi attraverso l'associazione dei consumatori, certo, evidentemente per chiedere poi un rimborso, un risarcimento, perché non sia possibile prorogare, dare un'ulteriore prova, dare una prova di tempo per poter sfruttare anche magari non totalmente ma parzialmente le miglia che sono state perse. Vedremo tanto, come andrà a finire. Tanto prorogano la vendita di Alitalia ogni settimana, Certo. Allora potrebbero prorogare anche la validità dei punti Mille Miglia. Grazie a Tobia De Stefano, grazie, per essere stato con noi. Ciao. Grazie mille. Caro Giuliano, questa sera torna a trovarci Attilio Barbieri per darci un flash. Infatti, su tutti i giornali, noi qualche giorno fa abbiamo letto buonasera a tutti. Buonasera. Ve li ricorderete i sacchetti per la verdura che tanto ci hanno fatto arrabbiare nei mesi scorsi? Abbiamo letto che ce li possiamo portare da casa. È vero, però c'è un però. Ecco. Nel senso che non puoi portarti un sacchetto qualunque. Ecco. Devi, intanto si è preannunciato il Consiglio di Stato, perché sì, le associazioni dei consumatori hanno fatto ricorso ai TAR e i TAR a un certo momento hanno investito intasati, giustamente, il Consiglio, sì, di Stato, perché. E il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza, sì, che consente sì ai consumatori di portarsi i sacchetti da casa, sì, ma devono essere esattamente con le caratteristiche che hanno quelli che trovi nel punto vendita al supermercato. Quindi devono essere biocompostabili, devono essere al massimo di un certo spessore, identici a quelli che trovi nel supermercato. Identici a quello, quindi magari anche il sacchetto dell'umido, della spazzatura, potrebbe non andare non bene. Assolutamente. Non è bio. Sì, no, è troppo spesso. È spesso, è troppo spesso. Perché quelli, sì, si bucano anche. Sì, sì, sì. Non solo. Quindi anche la questione, tu ci avevi raccontato, all'estero si usano queste retine comodissime, sì, si appiccica sopra l'etichetta, questa per esempio. Esatto, vedi? Questo comodissimo, sì, no? Sì, sì. No. Allora, forse no, forse sì, ah, però il forse no è perché non è biocompostabile. Giusto. Però questo è riutilizzabile. Ah, ok. Però il punto vendita, quindi un addetto del punto vendita, sarebbe tenuto, secondo questa sentenza, a verificare che quella retina sia in condizioni igieniche tale da poter. Quindi, l'incubo. Cioè, sì, chi è che. Immaginate persona. Ma anche la persona che poveretta deve stare lì, che ha le casse, che giustamente c'ha la gente. Più, infatti, con devi stare lì a fare. Non solo, ma i sacchetti che ti compri e ti porti da casa possono costare fino a 10 volte di più
rispetto ai 2 centesimi che paghi al supermercato. Non risparmi. No, assolutamente. E poi sul banco della frutta e della verdura, l'insegna, il negozio, dovrebbe mettere un addetto che verifichi uno per uno i sacchetti. Quindi quanto costerebbero alla grande distribuzione queste cose? Scandalo, sta roba dei sacchetti. No, infatti non è una follia. Una follia.